Volevamo fare le domande su Harry Potter, sui libri, perché ho visto delle cose un po' confuse in giro, che a me non sono tanto piaciute, non so te. Io non ho visto niente. Io ho visto qualcosina che non mi è piaciuto. Però smettete di dire che siete serpe verde. Quando e come hai conosciuto il mondo di Harry Potter? Cioè, ho visto prima i film e poi ho letto i libri. Io invece andavo alle elementari. E io invece andavo alla scuola materna. Sì, avevo letto il libro, l'avevano portato alla biblioteca della scuola, avevo letto e poi andavo al cinema. In che ordine hai letto i libri? Nell'ordine giusto. Come si leggono i libri? Ovvio, al contrario di traverso. Sì, ho letto l'ultimo per primo e adesso sto... Cioè, tipo Benjamin Button, ora Harry Potter torna giovane. Qual è il tuo libro preferito e quello che non ti è piaciuto? La pietra filosofale. Ma no, è carino. A me piace... No, dico che mi piace il mio preferito. Ah, il tuo preferito. Sì. E quello che mi è piaciuto di meno? Gli ultimi, i doni dell'amore. Io amo il principe mezzo sangue, ma non mi piace l'ordine della felice, né il libro né il film. Qual è il tuo personaggio maschio preferito? Draco. Qui io aprirei una lista solo. Io amo Draco. Solo per me. Allora, a livello sentimentale io mi sento Severus. Se devo guardare personaggio preferito, io dico Sirius Black. Cioè, vi rendete conto che questa fa tutta quella sono serpe verde. Sirius è l'eccezione di tutti. Aveva una cotta per Ron. Sì, alla da bambina mi piaceva Ron, ma perché ho la cotta un po' per i britannici rossi. Qual è il riferimento al padre di tuo figlio? Ciao Mark. Qual è il tuo personaggio femminile preferito? Io ho Luna Lovegood, però Bellatrix è il top. Trasposizione, la miglior trasposizione cinematografica e la peggiore? Beh, il primo essendo il più piccolo... A me piace il primo. No, infatti, il primo essendo il più piccolo, fare la trasposizione è, tra virgolette, la cosa più semplice, essendoci meno cose. Non so quale sia la migliore e la peggiore, probabilmente la migliore è quella, ma la peggiore è... Forse i doni, visto che li hanno divisi, si sono saltati tante cose. Qual è secondo te l'ambientazione migliore e quella peggiore? Io amo la stanza delle necessità. Io amo Diagonale, che se potete andate agli studios perché è riprodotta ed è fighissima. Weasley preferito e Weasley peggiore. Odio Ginny e ha tutta la vita Ron. No, forse gemelli li preferisco. La tua creatura fantastica preferita è il Testral. I bambini che siamo, è il Testral. Non lo so, è vale il vice come fantastico. Potrebbe. Mi pensa tutta la vita. Ok. Qual è il tuo mangio morte preferito? Vale Draco. Signor Malfoy. Beh, spostati. Mi sto parlando del padre. Vabbè. Lucius. Se fossi ad Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Io diventerei trasparente e andrei a ascoltare i cazzi delle altre persone. Io sarei tutto il tempo nella stanza delle necessità. Avrei sicuramente bisogno di qualcosa che in giro non troverei. Vieni fuori da lì! Tipo il silenzio. Quale tra i... Sì. Trevi Seven è il tuo preferito. Vieni fuori, ti devo parlare. Vieni giù da lì. Non lo so. Io vito, non so se la vita. Non lo so. Sì, può darsi, perché... Ho fatto anche le tesi, compito. Sì, forse lo dico... Il professore. Io vi dirò una cosa, io amo tantissimo Gilderoy Lockhart. Era un bugiardo di merda, però io Gilderoy Lockhart... Quando dice magicamente io... Lasciate che vi presenti il mio assistente. Uno. Due, tre. E per testati! Come
qual è il tuo incantesimo magico preferito? Avada Kedavra. Lei non farà del male a Harry Potter. Avada. Avada Kedavra! Avada Kedavra! No, io potessi userei sempre Action. Vabbè, quello è un classico. E poi mi piace... Vabbè, io lo chiamo in inglese. Imperio. No, a me piace Obliviate. Come si chiama in italiano? Oblivious, non mi ricordo. Vieni qui, ti ho detto! Leviosa! Quello della memoria, vieni insomma. Giù! Hai qualche libro su Harry Potter non scritto? Sì, ne ho due. Non scritto dalla Rowling. E ne ho un paio, sì. Vieni fuori da lì! Hai qualche gadget potere alla voglia? Vieni, abbiamo il mondo, c'ho pure i tatuaggi. La mia citazione vieni preferita. Ma credo che sia questa. No, vabbè, a parte questa io amo quella di Sirius, quando dice le persone vieni che... a me veramente non ti lasciano mai, se no, ragazzi, me la ricordo manco più, mi sta gufone. Le troverai sempre nel tuo cuore. Io l'unica che mi ricordo è non sono il tuo gufo. Vuoi dire a Rola, non sono il tuo gufo. Vieni fuori, devo andare a mangiare. Oh mio Dio, Hermione. Chi avresti voluto che non morisse, chi avresti lasciato che morisse? Sirius non doveva morire. Forse sì, Sirius lo salverei. Sirius non doveva morire. Posso accettare la morte di Peter, ma non la morte di Sirius. Come non avrei neanche diviso i gemelli. Come non avrei neanche ucciso Tonks. Albus sì, meritava di morire. Albus, minchia, l'avrei ucciso pure io. Ti aspettavi un finale diverso? Sì, come... Allora, io mi aspettavo che Draco uscisse dallo schermo e mi dicesse tu... Insieme faremo un sacco di magia e andremo a uccidere tutti i babbani e mezzo sangue. Però non è successo. Io invece mi aspettavo che Harry si sposasse con qualcun altro e soprattutto che Ron non si fidanzasse con Hermione, che non si sposasse con lei. E la materia preferita? Arte oscura. Sì. O trasfigurazione. Cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto o un rosso? Gatto. Assolutamente un gatto. Che cosa vuoi? Uccidi l'altro! Avada Kedavra! Rosso, gatto. Assolutamente un gatto. È il mio gatto però. In che casa vorresti essere smistata? Serpe verde, accettiamo. Oddio, solo serpe verde. Qua nessuno vuole andare da nessun'altra parte. Sei iscritto sì. A Pottermore? Sì. E ci ha smistato entrambe serpe verde. Ovviamente. Cosa pensi di quelli che dicono che Harry è solo un lì? Ma non fangulo! No! Portano gli Avada Kedavra. Io vedo un caos, cioè ci sono le domande in rosa e non leggo. Hai letto anche gli altri libri di Harry? Animali fantastici dove trovarli e come ci attraverso. Ho letto solo le fiabe di Beedlebard. Sì, ma io ero piccola. E si sta scaricando la batteria. Sì, dobbiamo muoverci. Qual è il tuo dono della morte preferito? Mantello. Sì, il mantello è figo. Però non so, ci dovrebbe coppia pensare. Coppia preferita così. Della saga, io e Sirius Black. Mi vado bene anche con Lucius, mi vado bene anche con Lucius Malfoy. No, Vale se dico del seguito, cioè di Harry sì, Potter sempre... il figlio bastardo. No, perché non te lo voglio dare scontro. Se potessi parlare con Zia Jo, cosa le diresti? Perché mi ha ucciso Sirius Black? Almeno presentami Gary Oldman. Ti perdonerei in quel caso. Ah, e poi le direi anche che io sono un'attrice. Se vuole darmi un ruolo nel sequel di Animali Fantastici, una parte con Ezra Miller, io l'accetto volentieri. Ok, dai, possiamo finire così perché tra un po' si spegne. Ricordatevi la parte con Ezra Miller. Azzurro. Fai la promozione di mettete mi piace. Sì, mettete mi piace se volete una scena di sesso hard di mezzo. No, sto scherzando. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Datemi una parte con Ezra Miller.
se voi, arriviamo anche gratis, va bene. Se arriviamo a almeno 500 view e 50 mi piace, Carlotta nel prossimo video si spoglia. No, mi sono già spogliata a forum, guardate forum e troverete il metto il link nella puntata di Carlotta di forum. Adesso è donna a prendere il treno, ciao. Ciao.